Circa un secolo fa uscì un libro diventato un classico di Spengler che si chiamava Il declino, il tramonto dell'Occidente. E nel secolo passato, da quando quel libro uscì a oggi, il tramonto dell'Occidente, a dispetto di alcune innovazioni della nostra vita che sono nate in Occidente, parlo per esempio della civiltà elettronica, è continuato. Oggi l'Occidente, e lo restringo, non metto gli Stati Uniti, metto solo l'Europa, l'Europa occidentale, l'Europa ormai si può dire così, appare abbastanza devitalizzata. Credo che la spinta più forte in termini di curva demografica e aggressività verso apprendere e appartiene di più ad altre zone del mondo, India e Estremo Oriente.